Buonasera e benvenuti in Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Bocca in Salve. Galleria, la Social TV. Sono qui con un amico, Jimmy Stefanini, della Galleria Pace, ed è il secondo appuntamento dedicato alle pubblicazioni, appunto, che cura lui in prima persona, insieme poi ad altri collaboratori, e che stampa e pubblica con la sua Galleria Pace, che è qui a Milano. Il libro di cui vi parliamo oggi, anzi ve ne parla lui e io ascolto come farete voi, è Roberto Crippa. I volumi nel catalogo ragionato sono due, Due. forse stai già preparando un terzo? Se raccogliamo sufficienze faremo anche il terzo. Ecco, bene, allora Dipende dalla raccolta. mi raccomando a tutti i collezionisti. Io ovviamente ricordo che il salotto di Bocca in Galleria sono dirette quotidiane dalla Galleria Vittorio Emanuele, c'è cioè il patrocinio del Comune di Milano. Jimmy, introducici in questo straordinario volume dedicato a Roberto Crippa. Sì. Diciamo che questo è il sunto di un lavoro, sembra una favola. Ero 87, eravamo appena approdati a Brera con la galleria. Mi trovavo un giorno da un Robby Vecchio, una specie di mercante di quadri. Vedo per terra poggiata malamente una spirale di trippa con fondo giallo, brutta, spolverata, e la Era proprio compro. conciato l'opera, Era sì, tenuta male. mai tenuta. E che sul prezzo, mi ricordo, 500 lire, c'erano ancora le lire, e l'ho comprata e l'ho portata in galleria. Io sono un maniaco della pulizia dei quadri, l'ho smontata subito dalla cornice che ho buttato Certo. via, l'ho pulita, l'ho lavata, perché i quadri ad olio si possono lavare con acqua e sapone neutro, Sì. perché non si muovono, sono idrorepellenti, diciamo. Esatto. Un filo di vernice, gli feci fare una bella cornice, la fotografai. Primo scalino è dotarla di autentica, Certo. perciò allora c'era ancora le guide del telefono. C'erano 5-6 Roberto Crippa e ho telefonato a questi signori finché ho trovato il figlio, Figlio, Roberto Crippa Junior. Junior. Sì, perché poi Roberto Crippa, diciamolo, lui è morto prematuro, solo all'età di 51 anni, in un incidente aereo, perché lui gli Sì, piaceva fare acrobazie aeree. lui E quindi, si stava preparando per i campionati mondiali. esatto, l'avevano proprio invitato, perché era Certo. un pilota molto bravo. Poi in un incidente nell'aeroporto di Bresso È morto un anno cadde, prima che io nascessi, nel 72. 72, cadde, purtroppo morì, fu un incidente. Morto lui, morì il suo mercato. Sì, questo succede a molti Incredibile. artisti, purtroppo. Tra l'altro lui aveva un mercato in espansione, aveva appena fatto una mostra a New York, aveva conosciuto Certo. artisti internazionali, aveva fatto anche una mostra itinerante che è andata anche in Giappone. Certo. L'anno dopo, per dirne una, nel 72, noi abbiamo fatto una mostra di Crippa nella nostra succursale a Torino, Galleria Pace 2, ma non successe nulla. Ma è sempre così con un Nessuna anno. vendita, nessun interesse. E il mercato di Crippa andò in letargo, completamente. Finché nell'87 Tra trovo l'altro, questo Crippa è una qua. tua vecchia conoscenza, perché tuo padre forse è uno dei primi artisti che fece in una collettiva, c'erano Bravo, proprio le opere di bravo, ti Crippa. ricordi, È sì. certo che mi ricordo. La chiamava l'avanguardia milanese degli anni 60, dove c'erano anche Brindisi, Crippa e tanti altri pittori che erano suoi amici, li conosceva, erano amici. Allora l'unico rapporto che si poteva avere con un pittore era l'amicizia, perché business non ce n'era, non se ne faceva, le cose non si Certo. vendevano. Lui tra l'altro era anche molto amico di Lucio Fontana, aveva firmato anche il terzo manifesto Lo di Fontana, spazialismo, lo certo. spazialismo. Condova, Capograssi, c'erano. Lo spazialismo è stato un movimento importantissimo in Italia. E, tolto questo quadro di tutto, una bella cornice, l'autentica di Crippa che è venuto, galleria. Lui non ne sapeva niente dei quadri di suo padre, era completamente a digiuno. A digiuno. Sì. È mio solito timbrare le Certo. autentiche, c'era il mio numero di repertorio e lo vendetti una settimana dopo, lo misi in vetrina. Questo
questo quadro, a un mercante di legname. I mercanti sono quelle persone che non hanno una sede fissa, certo. Il loro ufficio è l'automobile e vanno in giro per sono l'Italia. In giro a spasso per vendere qua, trovarli, comprarli e venderli. Sì. Poi ci sono anche i mercanti di libri, certo. È un'altra professione. Questo era il lavoro dei mercanti, noi siamo è i bottegai e poi ci sono i mercanti. Noi siamo stanziali, loro invece girano. Questo mercante si vede che ha comprato e rivenduto velocemente il quadro. Tant'è che questo quadro è andato in giro e ha fatto da volano al mercato. Incredibile, un quadro ha fatto da volano. Viene in galleria da me un signore distintissimo, flottantina, era dei suoi anni, ma era Charmant, un uomo, aveva una moglie di almeno 30-35 anni più giovane di lui. Era nel campo. È uno che aveva capito bene. Lui era un industriale setificio di un via Como, era tutti Como, lì ci sono tutti i setifici. E questo è il suo lavoro. E mi disse, io ho dei clip da vendere, li interessa? Sì, e ti ha portato certo. La spirale gialla? No. Mi invitò a casa sua e io andai in una bellissima villa sul lago a Como, mi portò in una grande stanza dove erano custodite 50 opere, 2 metri per 2 metri. Sì, perché poi in realtà non ci rendiamo conto, ma ci sono effettivamente dei patrimoni in case private senza saperlo. Io guardo queste opere, erano quasi tutte provenienti, c'era l'etichetta dietro di Schwarz, sì. Il famoso gallerista Schwarz. Sì, Arturo Schwarz. Che è ancora nei paraggi, oggi è direttore della Galleria d'Arte Moderna di Tel Aviv. Lui è ebreo tornato. Sì, no, dico, ancora nei palazzi qua in centro, io ogni tanto lo incontro anche qua in Piazza del Duomo, poi mi viene a trovare. E altri avevano l'etichetta di Jolas. Jolas, che è di New York. Sì, esatto, dove fece la mostra a New York. Altri avevano un'etichetta di un'esposizione a San Paolo del Brasile. Sì, poi lui ha esposto anche alla Galleria del Naviglio a Milano. Sì. Ma questo faceva parte del passato. Certo. L'avvenire, il futuro, doveva ancora arrivare. E noi stupimmo di silenzio, perché questo mercato del clip era ancora inesplorato. Inesplorato, inascoltato. Certo. E io feci uno sforzo economico enorme, mi indebitai e li comprai tutti. Certo. Come si suol dire nel gergo del Tukur, hai rastrellato il mercato. Ho portato in galleria queste 50 opere incredibilmente belle, stupende. C'erano i legni, c'erano i sugheri, c'erano gli amiantiti. I toci, le spirali, cera, sì, tutte. Delle cose. Basta vederne uno che si rimane stupiti veramente. Pensa 50, è un patrimonio. Li fotografo tutti. Invito Junior a farle autentiche, me le feci tutte, e i quadri cominciai a fare le telefonate. Allora, un mercante di Firenze irresistibile, ne compro 5 un giorno. Due fratelli di Lucca ne comprarono altri 5. Un gallerista di Milano 3. Insomma, ne vendetti nel giro di 10 giorni, ne vendetti metà. E rientrai nel mio capitale. Certo. E lì iniziò il turbinio, la ricerca di Crippa sul mercato. Da quel momento sei diventato una sorta di punto di riferimento per il mercato. Certo, perché le fotografie, le autentiche, erano tutte timbrate Galleria Pace. Certo. Perciò diventammo, senza volerlo, la galleria di riferimento di Crippa. Certo. E la gente cominciò a tirare fuori Crippa dalle proprie collezioni. Certo. E venire ad autenticarle. Facevo una raccolta non da poco. Poi nel 2000, qualche anno dopo, con Crippa Junior feci un contratto di esclusiva identico, diciamo, a quello che feci con anni prima con Brindisi. E iniziamo la raccolta per il catalogo generale.
Cioè il primo volume del 2007. 2007 è uscito il primo volume. E il secondo nel 2013. 13, bravo. Perciò 7 anni di raccolta dal 2000 al 2007 servirono, certo, per fare più. E 6 anni per fare, il secondo. E questi cataloghi sono andati in giro. Noi, certo, tantissimi li abbiamo regalati a case d'asta, a enti, ma anche assicurazioni, in modo che fossero piazzati nei posti giusti, insomma. E tanti li vendemmo ai collezionisti che avevano inserito le proprie opere. E come tutti i cataloghi generali c'è una catalogazione cronologica delle opere, sì, per anni, che poi, sì, a volte decenni, si va per, sì, decenni, sì, sì. Così che il mercato di Crippa salì abbastanza velocemente. A che punto è oggi il mercato di Crippa? Ma soffre come tutti gli autori, certo, diciamo la verità. Oggi gli autori che si salvano sono 5. Manzoni, Fontana, vabbè, Manzoni, Castellani, Castellani, Bonanumi, Boetti, basta. Sì. Tutti gli altri sono tutti in discesa. Nel figurativo si salva Gutturro. Certo. Ma lasciamo, non ti faccio, sì, degli però esempi. Però anni luce, gradini molto più bassi rispetto ai 5 che ho nominato prima. Il mercato lo basso. Si vede anche da quello che pubblicano le case d'asta, certo, e dalle valutazioni che fanno. Oggi si fa l'affare chi compra, non chi vende. Oggi è consigliabile comprare, chi ha le disponibilità economiche deve comprare. 25 anni dopo si svegliò il cittadino di Monza, che è il giornale di Monza, sì, nella quale città io sono stato consigliere comunale. Certo. Ero presidente della commissione cultura e anche pubblico ufficiale del Stato civile per celebrare il matrimonio, che è l'unica cosa bella che mi ricordo della politica, il matrimonio. Tutto il resto ho lasciato perdere la carriera politica. Hai fatto bene, ti sei buttato all'arte, hai fatto bene, complimenti. Ho continuato la mia attività. A 25 anni dopo, il cittadino di Monza, che è il... Sì, che non si legge comunque, è Stefanina e l'invenzione di Crippa, ecco come ho creato il mercato. Quindi ti hanno dato merito di quello, sì, che comunque hai fatto in questi, certo, 13 anni di lavoro su quest'artista, che ma... poi sta proseguendo, quindi ormai sono 20 anni, perché sei in procinto di fare il terzo volume. Sì, sono un po' di più. Sì, sì, stai comunque ancora raccogliendo materiale quando ti capita. E proteggendolo. Certo. Perché quando ci sono dei quadri ad un prezzo troppo basso, li compro, li tiro via dal mercato. Cerco di fare pulizia, insomma. Quindi, complimenti. Questa è la realtà. Allora, infatti, ricordiamo a chi ci segue via social come ti possono contattare. Galleria Pace Milano, Jimmy Stefanini, tu hai un account Instagram, un account Facebook, sì, hai anche la pagina della galleria. Sì. Quindi, Jimmy Stefanini, Galleria Pace Milano. Per Crippa e per Brindisi c'è Jimmy, dalla Galleria Vittorio Emanuele. Ti aspetto in galleria. Certo. Anche perché tu fai anche aste. Sì, siamo casa d'aste nel 1980. Anche, esatto, sono anche casa d'aste, quindi se dovete acquistare o vendere, Jimmy Stefanini. Dalla Galleria Vittorio Emanuele, dalla Social TV della Libreria Bocca, per oggi è tutto. Grazie, Jimmy, del tuo intervento. Prego, prego.